Il punto conquistato dal Pavia Calcio contro il Bassano, che fa il paio con i sorprendenti pareggi a reti bianche di Cittadella e Reggiana, ha lasciato del tutto inalterato il vertice del girone A di Lega Pro. E non è l'unica nota lieta in casa azzurra. Il match contro i Veneti ha regalato il primo gol in campionato a Marco Cristini, giunto in concomitanza con la miglior prestazione stagionale del centrocampista piemontese, abituato nelle stagioni precedenti a garantire un fatturato di almeno 7-8 reti fra Cuneo e Real Vicenza, squadre nelle quali ha militato in precedenza Cristini. Era da un po' che cercavo una prestazione di questo tipo. E penso che già la partita del Padova ho incominciato a crescere anche fisicamente, mentalmente e tutto. Ho avuto la sfortuna di avere un piccolo infortunio che mi ha tenuto fermo contro Renate e oggi ho avuto di nuovo l'opportunità di giocare titolare e in una squadra come questa dove siamo in tanti e c'è una rosa competitiva bisogna sfruttare le occasioni. Oggi ho cercato di dare tutto, sono contento di aver fatto gol. Un altro protagonista della gara contro il Bassano è stato Carraro, preferito in extremis da mister Marcolini all'acciaccato alla camera. L'ex primavera della Fiorentina ha giocato da centrale davanti alla difesa, dimostrando ampiamente di poter ricoprire in quel ruolo, dopo essere stato schierato nelle due precedenti stagioni passate in Via Alzaia nel ruolo di trequartista seconda punta e poi anche mezzala nello scorso campionato. Una prestazione tutta sostanza, che lascia ben sperare per l'immediato futuro, in un reparto nevralgico per l'economia del gioco degli azzurri. Era da un po' che non giocavo titolare in campionato e sono contento che il mister mi ha dato l'opportunità di giocare. E ho fatto una prestazione il primo tempo, era un po' dura giocare perché loro pressavano tantissimo e quindi facevo fatica a farmi dare la palla e servire gli attaccanti. Invece il secondo tempo avevamo più spazio e penso che abbiamo fatto un gran secondo tempo tutti. Il tecnico dei Veneti Sottili ha messo in evidenza l'intensità e qualità di gioco espresso dalle due formazioni durante tutto l'incontro. Credo che oggi si sia visto un'ottima partita fra due squadre che hanno provato in tutti i modi a superarsi. Credo che anche il pubblico si sia divertito, al di là che ovviamente vorrebbero sempre i tifosi vincere, veder vincere la squadra di casa, però ci fosse stato uno spettatore neutrale avrebbe visto una partita molto più simile alla Serie B che non alla Lega Pro.